Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Oggi parliamo di Tots League 1, quindi campionato francese che è in arrivo domani sera. Abbiamo i primi leaks di cui vi parlerò in questo momento. Prima di cominciare volevo farvi vedere l'ultimo arrivo, perché è una novità particolare da fcmaglia.com. Anziché prendere una maglietta di calcio, una tuta, eccetera, mi sono preso una canotta della Jordan, della squadra del Paris Saint-Germain, bellissima, veramente, veramente spettacolare, chiaramente totalmente estiva, nel senso che più estiva di questa non c'è nulla. Ovviamente inizia gli europei e io prendo la canotta dell'NBA, del basket, dell'NBA no, vabbè, del basket, però vabbè. Purtroppo ancora non ci sono canotte NBA. Spero, e non ho idea se le metteranno in futuro, però trovate un sacco di magliette, un sacco di tute, divise della Jordan. Vi ricordo che trovate il codice sconto in descrizione, Lucio, il coupon, vi dà il 15% di sconto sui vostri ordini. Anzi, entro oggi, che è il 27, avete anche magliette in omaggio a seconda dell'ordine che fate. Trovate tutte le informazioni in descrizione, non mancate. Ora, parliamo di Tots del campionato francese e i leak che ci ha pubblicato il solito Twitter Lampard. Andiamo a vedere di cosa parlo e come poterci muovere in ottica compravendita. Allora, eccoci qua. Come potete vedere qua al mio fianco, trovate il tweet pubblicato da Lampard. Chi è Lampard? È un utente Twitter qualsiasi. Che nell'ultimo mese, diciamo, ci ha spoilerato sempre qualsiasi tots in arrivo, sia dei principali campionati che dei campionati secondari, ok? Già diceva di conoscere la squadra da domenica a lunedì e ieri ha spammato il suo primo tweet dicendo, tralasciamo un attimo il Tots League 1, dicendo che sarebbe arrivata anche un showdown per la finale di Champions tra Werner e Walker, e già questo vi fa presagire alla veridicità dei suoi leak, perché Werner e Walker sono stati rilasciati ieri sera. Ma anche se non bastasse questo, ha spoilerato il Tots Serie A, il Tots Liga, il Tots Bundesliga, il Community, eccetera, eccetera. Quindi è affidabile al 100%. Attenzione a una cosa importante: lui dice è una fonte diversa dal solito. Quindi non posso confermarla al 100% come le altre volte, però stando a Werner e Walker sembra veritiera anche questa. Chi farà parte del team? Neymar. Molti avevano dubbi, personalmente non avevo dubbi, tant'è che sia ieri sera in live, sia nelle ultime 24 ore attraverso il canale Discord vi ho parlato della possibilità di comprare la versione base oro di Neymar perché sarebbe andata fuori dei pacchetti, ok? Al pari di Mbappé. Neymar dovrebbe uscire in versione COC, quindi centrocampista offensivo centrale, in valutazione 94, quindi seppur sia una valutazione bassa, sarà una carta costosissima a causa del fatto che ha soltanto un if ed è un 92 e perché sarà un COC, quindi sarà cambiabile a livello di ruolo come CC o come ATT. Altra cosa, ci sarà ovviamente Mbappé, ma dice che sarà peggiore della versione Totti, quindi cosa succede alla versione Totti nel momento in cui esce il Tots? Se il Tots fosse effettivamente peggiore a livello di stats, di utilizzo in-game, di caratteristiche, peggiore del Totti, il Totti salirebbe di prezzo perché diventerebbe una delle carte più forti del gioco. Cioè, non è che diventerebbe, lo è già, ma manterrebbe questo status, ok? Al contrario, qualora Mbappé Tots dovesse essere più forte del Totti, in questo caso il Totti calerebbe leggermente. Qualora fossero praticamente molto molto simili, come è capitato a CR7, il prezzo si assesterà indicativamente sullo stesso range di prezzo. Qualcosina in più forse il Totti, perché sarebbe più raro e meno spacchettato. Poi ci dovrebbero essere Ben Yedder, Di Maria, Depay, Bamba, Laborde. Diciamo che i principali che ci interessano sono senz'altro Ben Yedder, Mbappé e Neymar, e magari mettiamoci anche Bamba. Molti mi hanno chiesto se ci potrà essere Renato Sanchez. Ora, io non seguo il campionato francese, so che il Lille dove gioca ha vinto il campionato, però Renato Sanchez ha giocato sì e no una ventina di partite
sulle 38 disponibili del campionato francese. Ha segnato un gol. Stranamente quel gol coincideva con l'IF in foot, ma vabbè. Non credo che ci sia Renato Sanchez, ok? E dubito possa uscire SBC. Dipende tutto da che tipologia di contenuti fa questa settimana EA Sports. Nel senso che la Premier League e la Serie A hanno avuto contenuti abbastanza scrausi, pochissime SBC giocatori e quelle poche poco interessanti. La Bundesliga e la Liga, non chiedetemi il motivo, veramente è assurdo, hanno avuto contenuti pazzeschi, divertentissimi, settimane divertentissime, dove si è anche sbancato con la compravendita, chiaramente, e c'erano giocatori giornalieri, dai Tots ai Tots Moments, ai Flashback, a quello che volete, per cui trovo veramente assurda questa disparità di contenuti fra i vari campionati. Per cui non so dirvi quanti contenuti verranno rilasciati nel campionato francese. Probabilmente lo scopriremo man mano che ci avviciniamo al weekend, quando verranno inseriti nel database i codici relativi ai nuovi pacchetti dell'SBC. Una cosa importante, lunedì, in sostituzione del team TOTS cinese e olandese, arriveranno quello LATAM, che sta al campionato sudamericano, principalmente messicano, se non erro, e MLS, quindi ci sarà Nord America, Sud America, TOTS nei pacchetti a partire da questo lunedì. Ora, la cosa che molti mi domandano è: vale la pena comprare Neymar e Mbappé oro perché staranno fuori dai pacchetti una settimana? E ora che ci si pensa bene, non staranno fuori una settimana dai pacchetti, staranno fuori molto probabilmente due settimane. Per quale motivo? Perché considerate il fatto che Neymar e Mbappé stanno nel TOTS League 1, campionato francese. Poi, quando non sarà più disponibile il TOTS francese, verrà sostituito dal TOTS Ultimate. E Mbappé e Neymar saranno per forza inseriti anche nel TOTS Ultimate, quindi saranno a loro volta fuori dai pacchi per due settimane. Ora, il discorso è: vale la pena comprarli ora? Probabilmente tardi. Perché come dicevo, ne abbiamo parlato le ultime 24-48 ore, quando Neymar e Mbappé costavano già 8-10 mila crediti in meno rispetto al prezzo attuale. Quindi o vi trovate occasioni, diciamo, eclatanti, o aspettate un eventuale weekend league sell-off, che non è altro che il momento in cui la maggior parte delle persone tende a vendere la propria squadra della VL, usata in VL, per quale motivo non lo so, per tornare cash, provare altri giocatori, non lo so, fatto sta che quello potrebbe essere un altro momento, oppure magari sfruttare eventuali momenti del lunedì, del martedì o del mercoledì sera, quando vengono rilasciate SBC particolari, quindi magari quando viene rilasciata una sfida icon il lunedì, quando viene rilasciato il TOTS garantito che sia martedì o mercoledì, comunque sia quando arrivano contenuti interessanti che molte persone vanno a completare, e che appunto porta un panico all'interno del mercato. In settimana parlerò di quello che accadrà alle carte da gameplay prima e dopo il TOTS Ultimate, perché è molto importante, ci saranno grosse variazioni di prezzo. Mi raccomando, non mancate di lasciare un like al video e iscrivervi al canale per non perdere altri contenuti. Vi ricordo che in settimana prossima ci saranno novità interessanti, una in particolare novità importantissima per tutti gli abbonati Discord e che manterranno l'abbonamento per questa estate. Non mancate di venire su Twitch oggi pomeriggio alle 3:30, domani pomeriggio alle 3:30 e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, buona compravendita!